Allora, eccoci di nuovo in studio e in collegamento con il centro protesi INAIL di Budrio. Parleremo insieme all'ingegner Emanuele Gruppioni, direttore tecnico della ricerca del centro protesi, del coinvolgimento dei pazienti nei progetti di ricerca. Sarà con noi anche Marco Zambelli, infortunato sperimentatore della mano protesica Annes. Quindi, come abbiamo più volte ripetuto annunciando questa trasmissione, questo appuntamento di oggi, un bel salto nel futuro, Gruppioni. Prego, a lei la parola. Sì, effettivamente Annes adesso è il fiore all'occhiello, se vogliamo, un po' della ricerca che abbiamo condotto noi insieme all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, però il coinvolgimento dei pazienti su queste nuove tecnologie è oramai fondamentale. Non che non lo fosse in passato, perché è ovvio che stiamo parlando di tecnologie che vanno addosso ai pazienti, quindi il nostro modello è da anni quello di coinvolgere i pazienti. Però, un po' come dicevo anche nell'incontro nostro scorso, la bionica oramai si lega a tutta una serie di pratiche che riguardano anche gli interventi chirurgici e per noi chiaramente questo è indispensabile, quindi il coinvolgere i pazienti per poter andare avanti su queste tecnologie. E quindi qui abbiamo Marco con noi che in realtà è il nostro primo ricercatore oramai da anni e quindi è stato coinvolto praticamente fin dalle primissime prove del sistema Annes. E sta andando avanti anche oggi a darci una mano in tutti i sensi, ecco, da questo punto di vista. Però veramente è indispensabile la loro collaborazione e per noi è prezioso questo aiuto perché se no siamo indubbiamente paralizzati dal punto di vista della ricerca se non abbiamo questo costante ausilio dei pazienti che di fatto ci indicano la strada, ecco, perché tutti i requisiti, chiaramente non è che parliamo di specifiche tecniche, però in quelle che sono quelle che noi chiamiamo le specifiche funzionali, anche in termini di bisogni e aspettative dei pazienti, per noi è tutto oro che ci appuntiamo e che ci guida nel processo poi di progettazione di questi dispositivi. Allora, facciamo prima una brevissima scheda di Annes, così capiamo in quale territorio stiamo per inoltrarci. Allora, Annes è un sistema protesico inteso come un insieme di componenti che servono al tecnico ortopedico per poter allestire una protesi di arto superiore. Quindi parliamo di una protesi di arto superiore dotata in questo momento di una mano poliarticolata, che vuol dire che ha il movimento di tutte le dita, e di un polso che nella configurazione attuale ha la pronosupinazione attiva. Ora, noi stiamo andando avanti, sempre con l'aiuto anche di Marco, nello sviluppo di questa tecnologia, quindi stiamo aggiungendo dei gradi di libertà, ovvero delle modalità di movimento a questa protesi, per cui abbiamo già attualmente in ambito di ricerca, quindi non ancora certificato, perché quello che vi ho descritto poc'anzi è la configurazione del sistema Annes certificato come dispositivo medico, quindi già utilizzabile dai pazienti. Stiamo facendo ora in INAIL i primi passi per il trasferimento tecnologico e renderlo disponibile come prodotto. Però intanto la ricerca va avanti e quindi sempre con l'IIT di Genova stiamo arricchendo questo sistema con anche la flessoestensione attiva del polso e abbiamo aggiunto alcune modalità di controllo della stessa mano, potendo fare altri atteggiamenti e non solo l'apertura e la chiusura. C'è da dire che il sistema Annes è coperto da brevetti che sono congiunti tra noi e l'Istituto Italiano di Tecnologia, in quanto è una mano poliarticolata un po' sui generis, nel senso che è in grado di adattare le dita alla forma dell'oggetto afferrato, ma non solo, perché questo lo fanno anche altre mani poliarticolate, è in grado di adattarsi dinamicamente, ovvero se io sollecito l'oggetto che sta all'interno della mano, quindi che è stato afferrato dalla mano, le dita continuamente a attuazioni spente si adattano nella loro posizione, mantenendo costantemente l'oggetto saldo nella presa. Quindi sostanzialmente la mano si adatta a quello che è l'oggetto, calcolando o meglio interagendo con l'oggetto rispetto alla massa, al peso, ai possibili squilibri che potrebbero crearsi. Esattamente, esattamente.
C'è la cosa interessante è che il meccanismo che abbiamo studiato, che è piuttosto semplice, è un meccanismo differenziale, se vogliamo un po' come il differenziale dell'automobile, quindi ripartisce la forza tra le dita, mantenendo la forza complessiva sull'oggetto uguale, però le dita si muovono in continuazione per adattarsi alle sollecitazioni esterne. Questo non è possibile da parte di altre protesi commerciali. Quindi, questo in che misura, e poi lo scopriremo insieme a Marco Zambelli, quale parte ha l'interazione con l'amputato? Ma noi tramite questo sistema abbiamo voluto semplificare molto quello che noi diciamo, il carico cognitivo, ovvero la complessità di controllo di questo sistema, perché le protesi commerciali sono sì molto funzionali, però impegnano molto il paziente o hanno dei dispositivi di comunicazione fra l'amputato e la protesi piuttosto complesse e poco fisiologiche. Questo sistema di adattamento, unito agli algoritmi che utilizziamo, che sono basati sull'intelligenza artificiale, consentono al paziente di utilizzare la protesi in modo molto naturale. Quindi sostanzialmente c'è una divisione del lavoro tra il lavoro cognitivo del paziente e il lavoro proprio della mano. Sì, esattamente. Infatti a me piace dire che sono due intelligenze che in un qualche modo si vanno incontro, perché è chiaro che da un lato abbiamo l'intelligenza artificiale della mano che cerca di capire che cosa vuol fare il paziente, dall'altro abbiamo il paziente che capisce come far funzionare bene la mano. Questo è un po' quello che avviene nel corpo reale, perché alcune nostre parti, diciamo, agiscono istintivamente, quindi e sanno meglio adattarsi alle modifiche dell'ambiente, giusto, ingegnere? Sì, certamente, sì, è chiaro che noi cerchiamo costantemente di replicare modelli, di imitare, se vogliamo, da molti punti di vista, anche se queste cose sembrano complesse, che c'è tanta tecnologia, però cerchiamo di migliorarci scimmiottando quello che la natura già di per sé dà. Quindi, se uno vede Hannes come altri sistemi robotici, sembrano e sono obiettivamente anche estremamente complessi, però è chiaro che la mia ammirazione rimane verso la natura e costantemente cerchiamo di inseguirla, no? Cercando di replicare in maniera, se vogliamo, molto limitata quello che la natura già dà. Certo, è un po' come la metafora del volo, che è stata la prima intelligenza artificiale a imitare la natura, insomma, un'ape comunque volerà sempre meglio di un aereo, questa è la verità. Allora, passiamo all'esperienza concreta. Marco Zambelli, prego. Buongiorno. Niente, quello che volevo dire è questo qui. Con Hannes ho cambiato il mio modo di pensare. Cioè, prima per me la protesi era solo una cosa estetica, che consideravo parte integrante del mio corpo. Con Hannes invece è cambiato il mio modo di pensare. Cioè, replicare i movimenti di una mano naturale mi ha portato a pensare completamente diverso. Ecco, prima l'ingegner Gruppione parlava appunto della storia personale, delle esigenze. Sicuramente ne avrete già parlato tra voi due, perché è un po' il segreto dei due ricercatori. Ma secondo lei, Zambelli, in quale direzione, quale potrebbe essere un quadro evolutivo possibile, indipendentemente dalle possibilità tecnologiche? Perché il punto non è tener conto delle possibilità tecnologiche, è innanzitutto immaginare un quadro avanzato, poi trovare il modo di raggiungerlo, ma questo è il lavoro degli ingegneri, appunto. Prego, Gruppione. Questo, il concetto, il segreto è questo qui. Mi vengono proposte delle cose e queste qui io cerco di portarle in pratica ritornando alla vita naturale di una mano naturale. Ad esempio, adesso ci sarà il pollice che si può muovere. Sì. E questo qui, la sfida diciamo, la mia sfida è quella di poterlo utilizzare, di vederlo come posso utilizzare queste cose che mi vengono proposte nuove, che come diceva l'ingegnere Gruppioni, non sono altro che repliche di un movimento di una mano naturale, portarle in pratica e vedere come l'amputato può utilizzare queste cose che mi vengono proposte. Tuttavia, Zambelli, ma questa è una domanda che faccio anche a Gruppioni, è chiaro che questo processo
avrà tanto più successo quanto più si superano anche alcuni ostacoli psicologici che non sono secondari, giusto Zambelli? Non più tardi di 5 minuti fa stavo parlando con l'ingegner Gruppioni di un movimento che mi sono accorto che stavo facendo stando seduto sul divano, cioè accarezzavo i pantaloni. La sensazione neurologicamente, quello che è cambiato in me partecipando a questo tipo di ricerca, è la sensazione proprio neurologica che fosse la mia mano, non più un oggetto che mi è stato dato, una protesi, no, era la mia mano. Neurologicamente la sensazione è stata questa. E penso che questo sia molto importante per la ricerca. Anche perché tutte le cose che mi vengono proposte, se uno le guarda sotto questo aspetto qui, cosa vuol dire? Vuol dire di riuscire a sfruttare al massimo quello che mi viene dato. Certo. Certo. Prego Gruppioni. No, dicevo, l'interazione con Marco e con tutti i pazienti che ci stanno aiutando, in realtà fa sì, noi abbiamo questo modo di fare, noi facciamo spesso dei focus group, ovvero incontriamo fisicamente i pazienti su argomenti di sviluppo di nuove tecnologie e cerchiamo di fare anche delle indagini attraverso dei questionari per capire macroscopicamente, a livello proprio statistico, no? Che cosa cercano i pazienti sempre per quanto riguarda i bisogni e le aspettative. Poi è chiaro che spesso le idee vengono fuori proprio osservando i pazienti. Marco ci ha da poco restituito Hannes, che ha portato a casa per alcuni mesi, e ci mandava spesso sulle chat, no? Alcuni video di che cosa faceva, per cui ci ha fatto vedere come andava in bicicletta, ci ha fatto vedere come suonava malamente il violino e altre attività della vita, come serviva al suo bar. Queste cose per noi sono tutte indicative di dove poi dopo vogliamo cercare di andare, per cui anche le ulteriori funzionalità vengono proprio fuori da un'osservazione. Poi dire che spesso ci sono anche proprio dei suggerimenti pratici, cioè spostate il pollice, fate un'attuazione fatta in un certo modo, fate la deviazione radialunare, è stata una sua proposta che noi abbiamo messo in pratica, e questo vale per lui come vale per altri pazienti che ci stanno aiutando in questo momento con altre tecnologie, perché poi noi non ci occupiamo solo strettamente di protesica, ma ci sono anche gli esoscheletri, ci sono dispositivi di valutazione. Ecco, questo è proprio un nostro modello, quello dello user-centered design, adesso il termine tecnico è quindi la progettazione con l'utente al centro, in questo caso con i pazienti al centro è ancora più importante questa visione. Certo, è uno di quei punti di contatto tra scienza, tecnologia e users, appunto utilizzatori, che non si riscontrano in altre discipline. È un po' come dire a Marco Zambelli, insomma, che sta partecipando alla storia della scienza, se non altro della tecnologia in questo settore, perché è molto interessante. Allora, abbiamo ancora 10 minuti. Io volevo spenderli innanzitutto mettendo in evidenza un aspetto che notavo proprio adesso guardando Zambelli. Nel frattempo la mano, diciamo così, che lo ha accompagnato in questo periodo difficile è diventata una supermano, perché lui ha dovuto fare tutto con la sinistra, insomma, e questo conta in questo processo di riabilitazione? Diciamo che io ero diventato abilissimo a usare la mano sinistra e nonostante tutto che la protesi sentissi parte di me stesso, però io delegavo tutto sulla mano sinistra ed ero stato molto alto. L'evoluzione di partecipare a questo tipo di ricerca qui, che ormai è decennale, ha cambiato neurologicamente il mio modo di pensare, cioè di dividere le attività fra la mano destra e la mano sinistra, perché per me non è più una protesi, è la mia mano, e questo è molto importante. Certo. Certo, immagino il sistema neurologico di Zambelli, insomma, quante volte ha dovuto cambiare gli schemi in questi anni e riadattarsi sempre. Da questo punto di vista, insomma, è un bel esempio di vitalità e di capacità di adattarsi alle modifiche. Allora, ingegner Gru... Sì, prego, Zambelli. Posso aggiungere solo una cosa?
quello che volevo dire è questo qui. Io avevo sempre, cioè, non è che avessi sofferto molto della mia invalidità, però cercavo di nasconderla. Oggi come oggi non mi interessa più niente, cioè è diventato argomento di discussione. Quando l'ingegnere Gruppioni mi diede la prima volta l'ANNES a casa, che aveva un guanto giallo, i primi due giorni in paese, abito in un paese, perciò ci conosciamo tutti, mi additavano e dicevo, guarda, dopo due o tre giorni era diventata una cosa normalissima e la differenza era stata proprio quella di aprirsi verso le altre persone e di parlare di cosa stavi facendo, di cosa hai o di cosa non hai, la curiosità anche che veniva. E questo qui penso che sia una cosa che ti apre, che ti arricchisse molto. E vorrei fare un invito a chi vuole collaborare con queste realtà di mettersi in gioco, perché è un'esperienza che è bellissima. Stavo appunto suggerendo a Gruppioni di parlare insomma di questo open space, così lo possiamo chiamare, insomma, che è il centro di Budrio, dove ognuno può dare il suo contributo portando la propria storia, molto semplicemente, perché ogni storia di amputato è una storia a sé, propone dei nuovi sbocchi, delle nuove possibilità e quindi dà dei suggerimenti molto preziosi. Prego Gruppioni. Sì, il numero di pazienti che ci hanno dato aiuto in questi anni è già veramente notevole e devo dire che gli aiuti sono poi anche di vario genere, perché è chiaro che noi quando facciamo le sperimentazioni cliniche siamo costretti ad individuare magari certe popolazioni di amputati e non altre, in funzione anche di quello che è il profilo di rischio di un certo progetto di ricerca. Adesso Marco è stato coinvolto in un progetto di rischio limitato, ci sono altri pazienti che davvero hanno fatto degli interventi chirurgici, di un certo, quindi come tutti gli interventi chirurgici anche importanti, hanno un certo rischio legato a questo, per cui innanzitutto un grandissimo ringraziamento a loro per aver partecipato a queste sperimentazioni. Chiaramente noi andiamo avanti, stiamo andando avanti ad una notevole velocità e continuiamo ad aver bisogno di pazienti che si mettano in gioco insieme a noi. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, però poi dopo se non riusciamo a testare queste nuove possibilità con le persone, chiaramente non riusciamo ad andare avanti con la velocità che noi stessi auspichiamo. Quindi sì, il numero di progetti è elevato, quindi mi sembra fare la carrellata in questo momento è un po' inutile. Però la tematica è un po' quella che accennavo all'incontro scorso, ovvero quello della bionica, in cui ci sono interventi chirurgici che cercano di ristabilire la comunicazione bidirezionale fra il corpo umano e la protesi. Così che quello che diceva prima Marco, ovvero le sensazioni, il ritorno sensoriale possa essere ristabilito e quindi da far percepire la protesi come una parte del proprio corpo. Ecco, questo è, se vogliamo, la tematica principale. Lei prima, Gruppioni, ha sottolineato un aspetto, non so se vale la pena puntualizzarla o se ho capito bene, che per il momento questo avanzamento della tecnologia è per gli arti superiori. Quando potremo avere delle soluzioni omologhe anche per gli arti inferiori? Allora, per quanto riguarda, allora, io ho parlato degli arti superiori perché è l'ambito più esplorato, in cui chiaramente c'è maggior distanza fra l'arto perso e l'arto protesico, perché è chiaro che l'arto superiore, essendo strumento di azione e relazione, è molto complesso. Se vogliamo, l'arto inferiore è meno complesso dal punto di vista delle azioni che svolge, perché sono poche numericamente, è molto più delicato dal punto di vista del comfort, dell'indossabilità, quindi stiamo investendo. Però appunto i progetti riguardano sia arto superiore sia arto inferiore. Arto superiore è questo di cui vi ho appena parlato, arto inferiore invece stiamo sviluppando nuove protesi che sono attive e propulsive e anche qui cerchiamo pazienti che possano fare da test. Quindi in realtà ci stiamo muovendo anche da questo punto di vista, stiamo cercando di restituire il feedback anche per quanto riguarda il contatto col suolo dell'arto inferiore. Quindi in realtà mi sono prima concentrato l'arto superiore, ma vale a tutto tondo, vale anche rispetto a soggetti che hanno avuto un infortunio e hanno avuto una mielolesione, una lesione al plesso brachiale,
Quindi stiamo sviluppando esoscheletri per arti superiori, esoscheletri per arti inferiori per tornare a camminare. Quindi, insomma, l'INAIL si sta muovendo veramente a tutto tondo su questa ricerca. Mi sembrano tutte buone notizie, quindi noi rilanciamo l'appello, ma lo rilanceremo ad ogni collegamento che faremo con Budrio, perché insomma stiamo stabilendo una ottima collaborazione. Del resto questo aspetto di pubblicizzazione è importante per i motivi che lei ha spiegato adesso, e anche perché ognuno che magari vive una condizione di disabilità può realisticamente farsi una sua idea, una sua aspettativa su dove sta andando la ricerca. Bene, ringraziamo per essere stati con noi Emanuele Gruppioni e Marco Zambelli.